da questo tronco di ulivo. Voglio realizzare questo progetto. Benedetto ulivo, ti sorprende sempre. Ma io ho pronto il piano B e corro ai ripari. Restauro effettuato, profilo la base. E pratico un foro passante centrale per il collegamento elettrico. A questo punto il diametro della base mi sembra esiguo. E allora opto per una cura ricostituente. Aggiungo un anello più ampio e lo collego con un tenone tornito. Ora credo di aver raggiunto un maggiore equilibrio nelle proporzioni. Faccio il foro di entrata del cavo elettrico. Passo a realizzare un elemento di raccordo tra la base e l'imminente paralume. Gli elementi che seguono sono necessari per la costruzione di uno scheletro idoneo a ricevere il rivestimento del paralume in fascette modanate sempre in vivo. Questi tre elementi, mediante opportuni incastri e con l'aiuto di quattro tondini e colla poliuretanica, daranno vita al tronco di cono, che vedrete fra poco. Onorare la memoria di chi è caduto, in particolar modo di un uomo come Falcone. Tantissimi giovani presenti da tutta Italia. Investire di più contro la devianza minorile, dice il ministro dell'istruzione Giannini, che su questo ha firmato oggi un protocollo d'intesa con Orlando. Poi... Dopo una verifica a secco, procedo all'assemblaggio.
realizzato lo scheletro? Pareggio, le 25 barrette di ulivo. E l'esagomo con la levigatrice oscillante. Pochissima polvere nell'aria, grazie all'aspiratore collegato al bocchettone della macchina. Però io non rinuncio alla maschera durante l'operazione. E finalmente giungo alla fase di incollaggio delle fascette, operazione che richiede l'uso di svariati morsetti. Un'ultima decorazione con un cordoncino per passamaneria sulle facce esterne degli anelli e anche sulla faccia interna di quello inferiore. Sulla parte interna dell'anello superiore non è necessaria, in quanto resterebbe pressoché invisibile. Base e paralume vengono assemblati grazie ad un incastro maschio-femmina e a colla poliuretanica. Il piccolo elemento sagomato, in ulivo, serve a coprire un pezzo di barra filettata sporgente. E qui inserisco la barra filettata con il piccolo elemento di prima nel foro centrale fatto in precedenza. Eccoli, ora mettiamo in pressione e aspettiamo. L'indomani mattina mi contemplo il risultato. Porto in casa il manufatto, accendo, filmo il bell'effetto e lo presento a voi. Grazie per l'attenzione.